Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video, sono Papernic08 e oggi siamo in un nuovissimo video. Allora ragazzi, oggi vabbè, a parte lo sfondo, bellissimo, e anche i miei capelli bellissimi, oggi siamo su un nuovo video, tra virgolette, avviso. Come vedete, per fare questo video non sto usando sempre il solito pupazzo chef, ma sto usando sto coso che dovrebbe essere l'SCP-096, fatto da me, è una roba orribile. Se te lo ritrovi nel letto, urli, muori. Mi si è vista la faccia. E allora, qui con noi in questo video avviso abbiamo anche Gabriele03F. Ciao a tutti Che ragazzi. oggi non sarà un video avviso. L'abbiamo fatto così, cioè non è proprio avviso, ma l'abbiamo fatto così Video sfogo. perché, cioè, insomma, spiega di Pandorus questo avviso. Allora, Pandorus, come sapete. Beh, tolgo sto pupazzo che non ce la fa a tenerlo in mano. Pandorus, ne metto un altro. Ecco, quello di Hello Neighbor è molto meglio. Il signore di Hello Neighbor. Meno male, non mi si è vista la faccia. Ok, allora, dicevo. Pandorus è un personaggio del nostro canale. Del canale mio e di Gabri, no? E Certo. Pandorus è stato un personaggio che faceva parte del nostro canale fino a un po' di tempo fa, perché io praticamente ci ho litigato, ma anche tanto, perché se avete visto nei canali collerati, lui Correlati. nei miei canali collerati c'è il suo canale. Correlati. Correlati, cosa ho Sì. detto? C'è il mio canale. Quindi, no, c'è il suo canale. Mi sono confuso, ragazzi. Vabbè, nei miei canali collerati c'è il suo Correlati. canale. Se voi cliccate sul suo canale, andate al suo L'hanno canale. capito. Voi vi basterà Esatto. soltanto guardare uno dei suoi video per vedere. E forse per i più intelligenti, non voglio offendere nessuno, solo che per quelli, insomma, che capiscono meglio, per i detective, capire del perché abbiamo litigato. Se guardate un mio video, anche recente succede meno. Quelli più vecchi succede un botto, tipo ora stavo guardando il mio primo video su Roblox, la TV, uno schifo, la visuale fa schifissimo, la qualità proprio zero. A me mi si sentiva poco poi. A Gabriele, tra l'altro Gabriele era a casa mia, non era neanche in chiamata, era a casa mia. Oh, E infatti, direttamente per fare così. spiegato il perché, non so se ti si sente tanto, Gabri, vabbè, spiegato il perché anche del spiegato anche il perché di, per, di del perché di Oh, spiegato il Parla per perché me. che facevo pochi video. Ed era questo il motivo, che se non veniva Gabri, io ancora non conoscevo la tecnologia della chiamata. Cioè, rendetevi Cioè, in conto. realtà la conoscevamo, perché io non avevo un telefono e non ci veniva in mente. Poi un giorno gliel'ho proposto e da lì fa così, perché se no sarebbe uscito, se dovevo venire sempre a casa tua, sarebbe uscito un video ogni, non lo so, ogni un mese. E poi, soprattutto un'altra cosa, che ora con il coronavirus manco ci si può venire a casa sua, quindi sarebbero stati zero video. Ok, e adesso, dopo aver fatto questa introduzione, diciamo che, allora, per i più intelligenti avranno capito che il problema è la qualità del video. Qualità. Io registro con un telefono, infatti gli effetti speciali che Gabriele mi dice sempre, ma l'hai fatto l'aspetto speciale di chiudere i diti per fare finta che batti le palpebre? Quello sempre, ma quello sempre, quella ormai è una cosa nel quartiere di Roblox, è una cosa che c'è sempre quella. Guarda, ora vi metto pure qua il Builderman così di Roblox. Guardate com'è bellissimo. Lo metto qui, così anche lui ascolta questa conversazione, che la devono sapere tutti. È che Pandorus è una persona orribile. Non dovete avercelo amico, Pandorus. Fidatevi di me. Fidatevi anche Gabriele lo dice, vero? Eh sì, che effettivamente dopo la litigata che hanno fatto, non è che non ci vuole più tanto d'accordo, sinceramente. Dopo questo video il mio canale non ci sarà più perché me lo segnaleranno in 500. Va bene! Allora,
Dicevo, ora non è proprio da non avercelo un amico. Chi ci va d'accordo ci può andare d'accordo. Io non dico niente. Chi mi offenderà nei commenti? Ma Emanuele, perché il suo vero nome è una brava persona. Devi tenerlo come amico, ti aiuta. Non me ne importa, io ho chiuso. Avete presente? Doppia sponsorizzazione. Avete presente Lion e i suoi players fan console? Uguale. Chiuso, fine, basta, punto. Quindi, per cosa però abbiamo litigato? Come vi ho detto, per la qualità. Però perché? Perché lui registra con un programma sul computer. Lui si è inventato che si è inventato di non sapere, cioè, o forse non se l'ha inventato, non lo so se se l'ha inventato o non se l'ha inventato. Però non è questa la cosa principale, è che lui non mi vuole dire il programma con cui registra. È questa la cosa. Non volendomi dire il programma con cui registra, è praticamente un dire che io non voglio che te sai il nome del mio programma che uso, perché se no te fai video uguali a me e poi te diventi ancora più famoso di me. Cioè, è tipo un tipo. Vuole paragonarsi meglio di me per questa cosa, tipo. E a me proprio questo mi ha dato fastidio. Che lui, non volendomelo dire, mi ha dato fastidio questa cosa a me. E anche a Gabriele le ha dato fastidio, vero? Un po'. E quindi, cioè, io ci andavo d'accordo. E cioè, li facevo volentieri pure i video con lui. Il problema è che non solo per quello abbiamo litigato, anche perché molte volte voleva fare come voleva lui. E in un gruppo non è che si può fare solo come vuole una persona. Le idee della famiglia di Roblox, del quartiere di Roblox, della serie degli SCP che ora stiamo continuando, sono idee di me e di Gabriele, non sono soltanto idee o mie o di Gabriele o di qualcun altro. Giusto. E quindi in un gruppo non è che c'è un capo, non è che in una classe c'è un capogruppo, in una classe intendendo i compagni, noi, anche i professori. In una classe siamo tutti uniti e ognuno dice la sua. E anche come in un gruppo, di fatti, tra virgolette, nel nostro gruppo per fare i video. Quindi, detto questo, se volete che io chiarisco con Pandorus, scrivetemelo nei commenti, mettete l'emoji di un panda. Se invece, C'è. se c'è, no, ma c'è, mi sembra, l'emoji di un panda c'è. Se Ah, ok, invece, non lo sapevo. no, c'è, lo so io. Se invece, comunque, di quello che ho detto prima, ritiro tutto, cioè che non è che lui non è da tenere come amico. Come ho già detto, lui potete anche prendervelo se mi conoscete me, se conoscete lui, potete prendervelo come amico. È solo che certe volte vuole fare di testa sua. E ora non riesco a rifare tutto il discorso. Comunque, detto questo, prima mi sono scappate delle cose più troppo brutte da dire su Pandorus, cioè che si inventavano, non so se si inventava o se non si inventava, però non mi sembra che chiedere al proprio babbo un programma per registrare, perché ne l'ha messo suo babbo sto programma. A chiedere al proprio babbo un programma per registrare ti mette in punizione, perché lui diceva che suo babbo, che lo sapeva solo suo babbo, e chiediglielo che problema c'è. Non è che se gli dici babbo che programma uso, in punizione per una vita e mezzo, cioè sarebbe veramente una cosa incredibile. Quindi, se volete, vabbè, a parte le immagini di sottofondo che passano, se volete che faccio pace con Pandorus, mettete le immagini di un emoji. No, mettete le emoji, mi sto confondendo. Mettete le emoji di un panda. Altrimenti, se non volete che faccio pace con Pandorus, mettete le emoji di un panda, però con una linea rossa accanto. Mi sembra che c'è il segnale, tipo quello del divieto di sosta. C'è Gabri? Ti sembra che c'era? Ok, Sì, c'è. quindi io direi che da Paperonic 08 e Gabriele 03F è tutto.
Anche perché credevo di fare un video di quanti, 2 o 3 minuti, sta avvenendo un video di 10 minuti. È tutto. Questo video, se lo volete guardare, se non lo volete guardare, non mi interessa, non vi dico neanche se volete iscrivervi o no. Sarebbe meglio di sì. Da Paperinic 08 e Gabriele 03F è tutto. Ciao ciao e linea allo studio.